Sei agrigentino, l'unico agrigentino, se le mie informazioni sono esatte, sei cresciuto con la Fortitudo e adesso ti pongo alcune domande che ha convenzionato per te Salvo Trifiro, che certamente conosci. Sì, l'ho visto pure sabato che è venuto alla partita a Cisterna di Latina. Ah. È venuto a vederla e mi ha dato anche un passaggio in macchina, quindi abbiamo avuto modo di parlare. Ti ricordi la che macchina? No. Ascolta Giuseppe, hai vissuto tutta l'era Gianni. Qual è stato l'impatto quest'anno dopo tutti questi anni di era Gianni col nuovo coach? L'impatto, sicuramente stiamo parlando di due coach differenti, quindi andare a fare un passaggio da una tipologia di coach ad un altro, a partire dagli allenamenti, come è impostata la settimana di allenamenti. Io ero abituato comunque da 5 anni, non lo so, 4 quanti sono, a avere una tipologia di allenamenti. Il cambiamento all'inizio è stato un po'. No, duro, però comunque abituarsi ci è voluto un po'. Adesso però ho iniziato a inserirmi bene nel meccanismo dell'allenatore. Tant'è che Salvo mi dice che adesso tu stai avendo molto più minutaggio che prima. Allora, Salvo dice cosa c'è dietro questa svolta? Invece ti chiedo, sei cresciuto tu o adesso ti vede questo coach in maniera diversa rispetto a Ciani? Io penso entrambe le cose. Penso entrambe le cose perché anche lui magari mi dà un po' più di spazio, ma credo anch'io mi sto gio di essermi giocato fino adesso meglio le mie carte, ecco. Quindi è merito di entrambi, mettiamola così. Allora, tu sei del 98, come mia figlia, e finora il tuo percorso l'hai vissuto qui ad Agrigento. Ma innanzitutto continui a studiare? Sì, sto studiando alla telematica, sto studiando economia aziendale. Aldo fa economia Sì, aziendale. sono laureato. Sì. Quindi tu ti vedi ancora ad Agrigento oppure se ti dovesse arrivare l'occasione? Quello dipende, perché comunque io qua gioco sia perché sono di Agrigento, ma anche la mia squadra, quindi andarmene via sarebbe una scelta davvero tosta, quindi da vedere, però. Nulla esclude tutto. L'ultima domanda, come vedi quest'anno il campionato e lancia la partita di domenica? Allora, quest'anno il nostro girone credo sia il girone più competitivo perché non c'è una squadra che è più forte, nemmeno una più scarsa, sono tutte partite equilibrate e quindi tutte le partite sono una battaglia, come quella di domenica appunto, contro il Rieti che è una squadra molto aggressiva in difesa e quindi dobbiamo essere bravi a non subire l'aggressività di loro. E in attacco una squadra che gioca molto bene, quindi dobbiamo essere bravi a rompere i loro giochi e non farli andare fluidi. E appunto sarà una battaglia come tutte le partite del resto che ci sono state adesso e quelle che ci saranno in futuro.